Salve a tutti, con questo video vado a parlare delle relazioni umane o quello che si intende per public relation, che altro non è che quell'incarico dato agli addetti dell'ufficio delle relazioni con il pubblico, mansione di fondamentale importanza per il management di un'azienda. Vorrei mettervi in guardia dalle relazioni pericolose. Quelle relazioni che ci portano a perdere il senso dell'equilibrio e che possono creare addirittura delle dipendenze o delle interferenze. Per illustrarvi queste dinamiche, prenderò una scena di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista fa un ammonimento a Erode. Dice: "Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello Filippo." Questa frase provoca un incidente diplomatico al punto in cui San Giovanni Battista verrà ucciso per mandato di Erodiade. Allora, cari seguaci, mentre di Erodiade si dice che gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, di Erode si dice che temeva Giovanni sapendolo giusto e santo. E nonostante Giovanni era in carcere, vigilava su di lui. Attenzione a queste parole. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. San Giovanni Battista fa un'affermazione politica che genera l'incidente diplomatico, un'affermazione che fa crollare tutto l'impianto politico-amministrativo di Erode. Vediamo la dinamica. Qual è la figura di Erode? Erode detto il Grande, perché? Perché è stato il più grande re di Israele dopo Davide dal punto di vista politico-militare e in parte è vero. Ha ottenuto grandi privilegi e grandi ricchezze, soprattutto per Gerusalemme. Per esempio, la costruzione del Tempio nella forma attuale, cioè adesso ci sono le cosiddette fondamenta del muro del pianto. Se voi vedete le pietre, ogni pietra è grande quanto questa stanza. Quindi una costruzione faraonica, una costruzione da paragonare alle piramidi come architettura, come capacità tecnica. Questo perché la spianata del tempio non era in pianura, ma era scoscesa. C'era un dirupo e lui ha creato un muro di contenimento, attorno affinché, non franasse il terreno. Erode non era ebreo. Come ha potuto e perché lo ha fatto? Erode era un idumeo. Gli Idumei stavano nella zona al di là del Giordano, quindi non delle 12 tribù del popolo ebraico, dunque uno straniero. Apparteneva a una famiglia ricca di commercianti ed è riuscito da giovane ad entrare nella corte di Roma. Erode il Grande, da giovane, ha studiato insieme all'imperatore Augusto. Approfittando di questa amicizia, di questo potere, attraverso l'educazione di queste amicizie, ritorna in Giudea e nel momento in cui i romani conquistarono tutto il Medio Oriente, Erode si creò il suo regno. Cosa vuol dire? Che dal punto di vista militare c'era la protezione dei romani, cioè di Cesare Augusto. Dal punto di vista della religione, aveva la protezione dei sommi sacerdoti in quanto si era fatto benefattore del tempio, quindi rimane re e può riscuotere il doppio tributo, cioè il tributo a Roma per mantenere l'esercito e il tributo al tempio per la ricchezza di Gerusalemme. In questa situazione c'è un inghippo. Erode era odiato dagli ebrei in quanto era uno straniero e lui si voleva presentare come il Messia.
cioè questa figura massima degli ebrei. Ecco spiegato la strage degli innocenti. Erode dice del vero Messia, dice, ah, tu vuoi togliermi la poltrona del trono? Allora io ti uccido e vediamo da che parte sta Dio. Allora Erode, non essendo di famiglia sacerdotale, come fa a risolvere il problema della discendenza? Si sposa con Erodiade, moglie di suo fratello, tra virgolette, Filippo. E acquista in automatico la discendenza davidica. San Giovanni Battista fa un'affermazione pericolosa e crea l'incidente diplomatico, ma questa dinamica la spiegherò più nei dettagli nel prossimo video. Ritorniamo alle relazioni pericolose. Basta che noi facciamo capire a qualcuno che noi gli possiamo fare qualche favore, lo rendiamo dipendente da noi. Il nostro schiavo. Erodiade arriva ad odiare Giovanni il Battista per alcune parole proclamate. E quante volte si dicono parole fuori posto che provocano un vespaio, che invogliano all'odio verso quella persona? Ma la cosa più grave è che questo odio viene trasmesso come un contagio da altre persone. Come? Con la mormorazione, con la maldicenza, con il pettegolezzo. Erodiade, pur di raggiungere il suo scopo, si serve della figlia, una madre che si serve della figlia per attuare la vendetta. Che brutta storia è questa. Alcune donne possono essere così cattive da usare i propri figli e non credete che siano fantasie. Lo fanno continuamente e tutti i giorni. Quante volte succede che una figlia o un figlio litiga con i propri genitori e si servono dei propri figli per vendicarsi, per raggiungere gli scopi più brutti? Hai fatto lite con tua mamma o con tuo papà? Ti servi di tua figlia, non li mandi più a casa dei nonni o a casa degli zii. O alla casa dei cugini. Queste cose le vedo con i miei occhi, ma si fa ancora peggio. Si usano i propri figli per il proprio tornaconto. Pensate, gli zingari, per aumentare il senso di pietà, portano in braccio il loro figlio, oppure li vendono a uomini perversi, maniaci, scellerati. Spero di non aver toccato la vostra sensibilità. E di questo vi chiedo scusa, ma sono cose che si vedono tutti i giorni e che tutti cercano di nascondere perché non si ha il coraggio di dire la verità. Queste sono relazioni pericolose che compromettono la nostra immagine. Mai usare i deboli per il nostro interesse. Questo si chiama bullismo. Mai raggirarli e mai condizionarli per raggiungere i nostri scopi, quelli più brutti. Erodiade si mostra agli occhi di tutti come esempio di cattiva educatrice, di cattiva madre. Concludo dicendo che questa esperienza, ci insegna che bisogna dire sempre la verità anche quando, ci è scomodo. Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Questa è una verità scomoda che il Battista diceva ad Erode, una verità che le è costata cara. Quindi sempre dire la verità tra amici, tra fidanzati, tra coniugi. Una bella relazione fatta di onestà, sincerità, rettitudine, rispetto, semplicità. E questo è meglio di tante ricchezze. Questo anche quando tante volte è scomoda. Come dicevo in altri video, quando facciamo una scelta, quando prendiamo una strada nuova, dobbiamo fare i famosi calcoli. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le conseguenze di una certa verità. Se le conseguenze vanno a svantaggio, si preferisce tacere la verità, oppure
O cosa più grave, cambiare la verità. Questa scelta non è secondo il Vangelo. Bisogna avere il coraggio della verità di fronte agli errori. Perché? Perché quando con verità riconosci di aver sbagliato, ecco che così ti salvi la vita, ti salvi l'anima. Questo vale sia per la spiritualità, dimostrare a Dio l'umiltà di aver sbagliato, ma anche in campo civile, quando davanti a un giudice, confessi di aver sbagliato. In quel caso, ti concedono le attenuanti che attenuano situazioni disastrose future, causate dalla menzogna, dalle false testimonianze e da tutte quelle macchinazioni diaboliche. Erodiade e sua figlia, insieme ad Erode, se avrebbero avuto il coraggio di riconoscere i propri errori, non si sarebbero macchiati del reato di omicidio, non si sarebbero resi colpevoli di fronte al giudice, che sono i posteri, che siamo noi, del reato di omicidio. E con questo video è tutto e un arrivederci al prossimo video.